storia del dottor De Magistris non la devo raccontare io, mi permetto solo di dire una cosa, essendo un avvocato che lo conosco da tempo, ne conosco la storia e gli avvenimenti. E da ultimo, che è attento alle varie tematiche, ha letto anche quello che tutti noi che facciamo gli avvocati sapevamo, cioè vale a dire che quella volgare cacciata da Catanzaro era dovuta alla politica, e a quella politica che purtroppo ancora oggi imperversa nella Calabria, sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra. Dopodiché, chi come me gira la politica sa bene che si è dimesso da magistrato, non altro, si è dimesso. Il mio candidato aveva dato la mia disponibilità a una sola finalità, che quel gruppo, unicamente ad altri, poteva andare a presentare per la Calabria una coalizione per dare una speranza ai calabresi. Altrimenti, naturalmente, sapete bene qual è la mia idea di politica e di ispirazione politica. Quando ho visto che quel gruppo, almeno fino a ieri, e forse quello che ho fatto io è stato anche da detonatore, perché oggi richiamo nuovamente a una discussione, quando ho visto che quel gruppo non aveva interesse a costruire una grande alleanza che doveva andare a vincere le elezioni per la Regione Calabria, a quel punto io ho deciso di uscire fuori da quel gruppo e naturalmente sostenere fortemente la candidatura di una persona che stimo e che rispetto e che credo che sia in questo momento l'unica alternativa seria a un governo di destra che purtroppo anche in questo anno, anche se con una sventura, non ha dato buoni risultati per la regione Calabria. Quindi io mi taccio, vi ringrazio e passo la parola a Luigi. Allora, buongiorno, grazie ovviamente di essere qui in una giornata di sabato, chiaro che il momento che viviamo non ci consente di fare le iniziative come vorremmo, dobbiamo stare attenti, le solite misure, è un momento da questo punto di vista assai difficile. Io vi vorrei in pochi minuti spiegare il mio sentimento che mi ha portato a questa innanzitutto avventura. Primo, non ho mai scelto cose semplici, questa era assolutamente imprevista e imprevedibile. Primo, perché viene da, come sapete, come sappiamo, da una tragedia, ma per il presidente che è morto, ma anche perché non vi nascondo che dopo 15 anni di magistratura, 9 anni in Calabria e 6 a Napoli, 2 anni a Bruxelles e Strasburgo e 10 anni di sindaco di una delle città più belle del mondo, ma più difficile da governare, devo essere sincero che stavo pensando anche a fare qualcosa sempre di impegnativo, ma non così di prima livello. È scattata, come scattò 10 anni fa a Napoli, una molla dentro, in maniera un po' curiosa, perché la mia vita si è sempre intrecciata con un curioso destino tra Napoli e la Calabria. Io vengo qui da quando avevo 7 anni, dal 74, 75, sono del 67, ho 53 anni. Per circa 20 anni ho villeggiato a Piano La Donna, tra Diamante e Belvedere, quindi non lontano da qui. Poi mi trovai come prima scelta a Catanzaro, come magistrato. Per un periodo ritornai a Napoli e poi sono ritornato qui perché il mestiere mi aveva appassionato. Non solo perché mia moglie è calabrese, uno dei miei due figli è nato in Calabria, ma perché questa terra mi aveva molto preso in quei primi 3 anni, perché avevo percepito la profonda sete di giustizia e quanto anche questa terra, come anche Napoli, per certi aspetti vivono di pregiudizi, che se non si conoscono è difficile dissiparli. Calabrese omertoso, connivente, no, quelle litanie che si avvertono. Invece io devo dire che pur da giovanissimo magistrato, 27 anni quando sono venuto qui, vedevo che la gente non vedeva l'ora di affidarsi, come dire, a persone che dessero dignità al ruolo pubblico, voi sindaco, voi pubblico ministero, voi amministratore, le cose che sapete. Quindi ci sono ritornato con piacere, anche se consapevole, lo
questo me ne accorsi dal volto di mio padre, che poi morì poco dopo, molto giovane, lo vidi molto dispiaciuto quando io decisi di tornare in Calabria. Io pensavo che era dispiaciuto perché il figlio si allontanava. In realtà poi un nostro amico comune mi ha confidato che mio padre era dispiaciuto perché, sapendo come io interpretavo il lavoro di magistrato, temeva che il mio destino non sarebbe durato a lungo dal punto di vista di magistrato. Quindi quando sento dire, e lo comprendo quando lo dice qualcuno della gente, meno quando lo dice il ceto politico dominante, che io sarei un forestiero, un colonizzatore, uno straniero, un po' mi dispiace, perché io sapevo che mi stavano facendo fuori da magistrato, non sono stupido, ma non me ne sono andato. Ho accettato il rischio di qualsiasi cosa mi potesse accadere, non solo perché ho giurato fedeltà alla Costituzione una volta da magistrato e due volte da sindaco, ma perché mi rendevo conto che stavo facendo qualcosa che stava dando fiducia alle persone a cui avevo dato fiducia. E se io oggi sono qui è perché, mentre vivevo in Calabria e stavo al Parlamento Europeo, si doveva andare a votare a Napoli, mi scrivevano da Napoli: ma perché non ti candidi da sindaco? E io dicevo: ma voi state fuori, ma voi state fuori, ma voi state fuori. E poi racconto una parentesi su questo: dissi a mia moglie, ho deciso di candidarmi a sindaco di Napoli, lei mi guardò negli occhi e disse: la prova definitiva della tua famiglia. Nessuno ci credeva, ho vinto una prima volta e mi hanno confermato. Adesso è successo la cosa inversa: mi trovo a Napoli, sto per finire il mio ultimo e mi sono arrivate delle sollecitazioni da persone che in 10 anni ho mantenuto un legame affettivo. Evidentemente ho seminato, abbiamo seminato. La politica e la vita mi hanno insegnato, e anche le istituzioni, che si vive innanzitutto i rapporti umani, che sono più forti di quei politici. Anche in questi anni da sindaco dico una cosa che qualcuno mi potrà tacciare di populismo, ma non è così. Il partito alla fine è stata la gente. Io ho governato per 10 anni praticamente quasi senza partiti. La gente, anche nei momenti difficili, anche chi magari non mi ha votato mi è stato vicino, anche nei momenti difficili. E questo è importante, perché si è creata una connessione sentimentale, un'empatia. Le persone sanno che io posso fare un errore, posso fare una cosa non condivisibile, ci mancherebbe altro. Non tutti gli obiettivi, qua stanno sindaci, mi capiscono, mi capisce la gente, però hanno capito che io in 10 anni non ho tradito. Sono stato là, sanno dove abito, in una metropoli sanno tutti dove abito, sanno la mia vita, sanno che persona sono, non ho tradito, ho lavorato per 10 anni, mai meno di 15 ore al giorno, così come facevo in un'altra vita, che era quella di pubblico ministero. Quindi è stata una scelta di sentimento, di amore, di passione, difficile. Candidarsi senza partiti. Allora voi mi chiedete: De Magistris, tu qua in Calabria che porti? Soldi? Non ne ho. Partiti? Non ne ho. Congreghe? Nemmeno. Apparati mediatici? Nemmeno a parlare. Coperture? Nemmeno. Non ho paragone. Pasolini diceva, a proposito dell'autonomia e dell'indipendenza, sono un elemento di forza e un elemento di debolezza. L'elemento di forza che io non devo chiamare a nessuno. L'elemento di debolezza è che se sei isolato mi fanno fuori. Da magistrato mi hanno fatto fuori perché il magistrato non può chiedere il consenso della gente. Da sindaco hanno provato più volte a farmi fuori, ma io sono stato tra la gente e li ho fregati. Quindi da questo punto di vista io porto in dote, e su questo vi posso firmare una cambiale: onestà, autonomia, indipendenza, spero competenza, perché ho governato tanti anni sul nuovo delle istituzioni, coraggio, amore, passione e follia. Un po' di follia, non me lo nascondo, perché se dovessi ragionare, come dire, stricto iure, come dicono i latini, cioè dire ma ti conviene o non ti conviene, non ho mai fatto una valutazione di opportunità e di opportunismo. Quindi ho voluto un'altra volta, per la quarta volta, fare una scelta in cui vai tra la gente per conquistarti il voto, che per chi fa politica è la cosa più bella. Non sei nominato, i sindaci si fanno eleggere, mi sono fatto eleggere da parlamentare europeo 2 volte da sindaco, e la prima volta io non comparivo nei sondaggi. Io non ho mai fatto un sondaggio e non li farò mai, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. La prima volta non comparivo, non mi davano proprio, non c'era nemmeno la mia fotografia, perché non sapevano sotto che scrivere, tranne il nome Luigi De Magistris, e non sapevano se mettere centro-sinistra, centro-destra, sinistra, destra, quindi non si sapeva. E abbiamo vinto in questo modo. Io sono un uomo di sinistra,
Credo che Napoli sia la città d'Italia che negli ultimi anni ha fatto più cose di sinistra in assoluto. Non dico spesso che sono di sinistra, perché chi dice che è di sinistra spesso non ha fatto cose di sinistra, e ho convinto gente che non era di sinistra ad accompagnarmi in una avventura di sinistra. Dall'acqua pubblica ai servizi pubblici, non abbiamo privatizzato un servizio di rilevanza pubblica. I rifiuti, vi ricordate, io cominciai la campagna elettorale, i rifiuti a Napoli arrivavano al primo piano. I calabresi come i napoletani sono orgogliosi della propria terra. Io mi candidai a sindaco di Napoli perché non ce la facevo più a vedere i miei concittadini con gli occhi abbassati, la testa china, i rifiuti fino al primo piano, malaffare all'interno della politica. Quando stavo a Bruxelles in quegli anni, Napoli, camorra, rifiuti, questa era la lezione. Sembrava una sfida impossibile. Siamo entrati là, in un mese i rifiuti sono scomparsi, ma non perché ce li siamo mangiati, non perché li abbiamo nascosti, perché quando conosci il sistema sai dove devi agire per interrompere la filiera tra affari, criminalità organizzata e politica. Il tema della Calabria è soprattutto la gestione della spesa pubblica. Stanno per arrivare un fiume di denaro. Guardiamoci negli occhi, da meridionali prima ancora che da italiani. Questa è una grandissima opportunità per tutti, per la gente libera e per il sistema criminale. Se vince la gente libera, questo denaro può essere l'ossigeno per dare forza alle tante risorse umane e professionali che ci sono in Calabria, non si devono creare, ci sono, come stanno andando. Se vincono loro, cioè quelli che hanno sempre condizionato nel controllo della spesa pubblica, è quella filiera che conoscete come me, perché non c'è bisogno di un magistrato, di una persona che l'ha vissuto sulla propria pelle. Controllo la spesa pubblica, controllo i finanziamenti, controllo le attività, controllo chi assumo, controllo il voto. Noi, secondo me, questa è la mia idea, bisogna liberare risorse. E mi fa piacere, Ugo, ringraziandoti, che hai invitato diversi amministratori locali, perché da sindaco voglio fare quello che io non ho mai avuto la fortuna di avere come sindaco, sia col centro-destra che col centro-sinistra, un patto tra Presidente della Regione e amministratori locali, indipendentemente dal colore politico. Io non sono un candidato centro-sinistra, io mi rivolgerò a tutti i calabresi, perché interpreto la mia candidatura come una rottura di equilibri consolidati e consociativi, la capacità di governo e la liberazione di energie, tante. Ma il patto con gli amministratori è fondamentale. L'ho fatto come sindaco della città metropolitana, lo raccontavo prima un minuto fa a lui. Noi abbiamo fatto un piano strategico con circa 300 milioni di euro che avevamo come città metropolitana. Io come sindaco della città metropolitana, ex provincia, avrei potuto gestirli come volevo, perché il sindaco metropolitano è un organo monocratico. Io potevo prendere 300 milioni e decidevo io. Potevo indicare un sindaco perché amico mio, un altro perché di un altro partito. Ho fatto una scelta che è stata apprezzata da tutte le forze politiche. Ho preso le somme di denaro, le ho divise per abitanti di ogni comune, ho chiesto a ogni sindaco, indipendentemente dall'appartenenza politica, di indicarmi i progetti in base ai quali ottenere il finanziamento. Abbiamo stilato un patto, sindaco della città metropolitana, consiglio metropolitano, 92 sindaci della più grande area metropolitana d'Europa, 3 milioni e mezzo di abitanti. Tra abitanti e chilometro quadro Napoli, come potete intuire, è una polveriera in senso positivo e negativo. Ti ringrazio di averlo citato. Io ho governato 9 anni senza soldi. Napoli è dal 2012 è in predissesto e in piano di riequilibrio. Non posso assumere, non posso fare investimenti, non posso fare mutui. Abbiamo il debito che deriva dal terremoto dell'80, quando io avevo 13 anni, e dall'emergenza rifiuti. Quindi ho governato una città complicata, a tratti impossibile, senza soldi. Eppure al 21 febbraio del 2020, prima della pandemia, Napoli era prima da 3 anni per crescita turistico culturale, mettendo in moto quell'economia circolare, di cui potete capire quanto è importante per il territorio. Economia circolare significa arrivare a tutto. E lo dico avendo fatto il magistrato: la rivoluzione non si fa su via giudiziaria. La rivoluzione deve essere politica, culturale, sociale ed economica. La cosa più bella che in questi anni mi ha emozionato di stare nei luoghi di confine, nelle periferie, in strada, e convincere i ragazzi che finalmente c'era un'alternativa, e l'emozione di incontrare ragazzi che grazie al turismo, la cultura, l'artigianato,
i bed and breakfast, le case vacanza, tutto quello che è nato in questi anni a Napoli, fermava. Sindaca, quando fai io sindaco, io faccio il terrapino. Straordinario. E quella la luce. Io ero un bambino quando mi sentivo dire, ma noi al sud, noi a Napoli potremmo vivere solo di turismo e cultura. E non ce n'erano, non c'era turismo, se non a San Gregorio almeno a Natale. Siamo arrivati al problema opposto. Dunque, negli ultimi tempi facevamo i dibattiti, c'erano troppi turisti, il senso unico pedonale, dobbiamo ridurre, troppa gente, troppa vitalità. Cioè che adesso ci manca. Qua che manca in questa terra? Che secondo me naturalisticamente non è seconda, adesso c'è tutto. Però se c'è tutto, perché ancora non ci sono servizi, infrastrutture, la sanità, che ho visto in queste immagini degli ultimi tempi dei commissariamenti? La prima cosa che vorrò fare appena dovessi diventare presidente, basta commissariamenti. Nella democrazia, se uno viene eletto presidente, viene eletto sindaco, deve avere la possibilità di rispondere ai propri elettori mettendoci la faccia. Non è possibile avere ancora infrastrutture che non sono in grado di rispondere a un popolo in cui trovo inaccettabile, come trovavo inaccettabile da napoletano quando stavo a Bruxelles, di vedere centinaia di ragazzi che andavano via non per scelta ma per necessità. Ma è possibile riabitare tutti i luoghi? Io non so, sarà perché sono orgogliosamente meridionale, ma io lontano dal sud non ci riesco a vivere. E a Bruxelles e Strasburgo mi era venuto, perché il lavoro mi piaceva, ma non ce la facevo più. Funzionava tutto, sicuramente, sì, funzionava di tram, funzionava tutto, poi molto meglio di altro, sicuramente, ma mi mancava l'umanità, mi mancavano le risorse umane, la creatività, la genialità. Io credo che qui si può fare un lavoro enorme. Io non faccio promesse, quindi la prima, non si va più col cappello in mano, basta. La più grande soddisfazione in questi 10 anni è andare a Roma, guardare gli interlocutori negli occhi, senza chiedere il piacere a nessuno, portare le idee, ascoltare gli altri e confrontarsi. Il Sud con la schiena dritta, fiero, orgoglioso, identitario. Identitario non significa escludente. Quelli che escludono sono quelli che non hanno identità perché hanno paura. Noi abbiamo un'identità che deriva dalla storia, di chi abbiamo paura. Noi dobbiamo far conoscere le nostre terre, amici. Quindi io l'idea, il programma non ve lo dico, non perché non lo abbia in testa, perché chiaramente ce l'ho tutto, ma perché lo voglio costruire insieme a voi. Noi abbiamo poco tempo se si vota l'11 aprile, se si dovesse votare a giugno un po' di più, ma noi dobbiamo essere pronti per voi. Programma da scrivere insieme, chiaro, perché il programma lo deve capire tanto il disoccupato quanto l'intellettuale, pochi punti ma chiari. Impegno su quello, una squadra di persone credibili, perché una cosa mi è rimasta nella vita, io pensavo di fare il magistrato, cioè la mia vita si è stravolta, sono caduto ma mi sono rialzato, qualcuno ha detto pezzo ma non ti sei messo, però credo moltissimo alla mia coerenza e alla mia onorabilità. Quindi per me la politica, la vittoria non è fatta da una somma algebrica, unisci quanta più gente, fai più uno, più uno, più uno, più uno, quindi più partiti hai, più vinci, non è così. Io voglio accanto a me persone credibili, storie credibili, come singoli e come elementi di collettività. Poi cercherò di unire, tu hai citato Carlo, ci sono altri, io penso che posso unire. A Napoli ho fatto una rivoluzione di mettere insieme industriali e centri sociali, aristocratici e intellettuali. In giunta c'ho due ragazzi che venivano dai centri sociali, andavano sotto al comune a tirare le pietre, oggi governano, ho 6 giovani. La prossima candidata a sindaco è Alessandra Clemente, donna, 33 anni, entrata a 25 anni, figlia di Silvia Rutolo che fu ammazzata alla Camorra nel 97. Basta la litania, giovani il futuro, non sono il futuro. Io sono governato discretamente in questi 10 anni e sicuramente Napoli è cambiato, potendo soprattutto ai giovani, ai bambini, le idee che mi hanno dato. Questa è la rivoluzione in cui io vivo, che è politica. Quindi quando leggo che io sarei la deriva giudiziaria, il PE, basta, quello mi serve, quello mi torna utile. Non avrei detto se mi vado in Napoli se non avessi fatto 9 anni di prima linea qui. Quelle sono esperienze che hai dentro, le esperienze che ti consentono di evitare che ti infilano come la lama nel burro, perché chi non conosce quel sistema viene infilato anche in buona fede e guardo i sindaci, è difficile. Io ce l'ho quell'esperienza. Io quando stavo al tribunale di Catanzaro e avevo la scorta all'epoca dei carabinieri, dicevo ai ragazzi che stavano fuori, sentite, a me se mi fanno fuori
secondo me mi fanno fuori professionalmente, col tritolo istituzionale e non con un altro tritolo. Quando usciamo dal tribunale, distraetevi. Quando stiamo dentro, fate la cortesia, guardate un attimo e fatemi capire come mi guarda, perché se mi fanno fuori dal tribunale. E da là dentro mi hanno fatto. Adesso addirittura c'è la confessione di Palamara. Cioè, voi vi rendete conto Palamara che ha detto? Quello che io ho sempre detto. Quirinale, CSE, cioè pensate dove avevo messo le mani. Forse non mi sono reso conto, manco io in fondo dove avevo messo le mani. Da solo, con un gruppo di collaboratori, con la Costituzione. Io ho la Costituzione e il Vangelo sul mio comodino. Quando sono ragazzi, Costituzione e il Vangelo. Sono credente, però, diciamo, anche un po' ribelle sopra, eh. Cioè, scusate, io penso di essere normale, però siccome un paese a tratti avversivo, forse sono anche un po' sovversivo, non lo so, però sono normale. Io penso di essere uno come tra la gente, come dicono i miei concittadini, uno di noi. Gigino, uno di noi. Quindi considerate che io non mi monto mai la testa, perché io sono un uomo semplice. Non tradirò mai, mi troverete sempre al lavoro, posso sbagliare. Ovviamente vorrei costruire una squadra di bella gente. Questo è quello che chiedo ai calabresi, di farlo insieme. Uno di voi, perché io mi sento di questa terra, sinceramente. Poi sì, è chiaro, sono il primo a ritenere che ci potrebbero essere ottimi presidenti calabresi, però credo che questa storia, il calabrese, sinceramente, per quello che ho dato nella mia, anzi, e chiudo davvero, perché se no faccio una testa tanto, cioè il fatto che non mi sono andato, che ritorno, che vi ho raccontato il legame affettivo, sicuramente sono un po' più calabrese di quella minoranza di calabresi che all'epoca, invece, come dire, di sostenermi insieme ai poteri romani, cercava insomma di fermare quel lavoro che probabilmente ci avrebbe fatto risparmiare 10 anni, caro uno, cari amici, cari amici, perché se guardiamo quello che sta accadendo adesso c'è poca differenza. Quindi inizia una grande avventura. Non è facile fare campagna elettorale in questi tempi con la pandemia, però credo che siamo in grado di arrivare al cuore e alla testa dei calabresi. C'è una voglia di cambiamento, noi la possiamo interpretare. E quindi garantisco due cose: rottura del sistema e capacità di governo. Governare Napoli in 10 anni, praticamente in autonomia, è stata una grande sfida. Una sfida che penso che abbiamo vinto, perché non abbiamo ceduto al compromesso morale, non ci siamo piegati e nonostante la pandemia, l'assenza di risorse, se voi siete venuti negli ultimi anni, immagino qualcuno di voi sarà passato per Napoli, avete visto una città rinata. Una città piena di energia. Là non bisogna far altro che togliere la pentola a pressione di un vulcano, così come qua bisogna sprigionare le energie che sono tante, dal mare all'entroterra, c'è tutto. E noi dobbiamo essere, e questa è l'ultima parola che voglio dire, la risorsa non solo del Mezzogiorno, ma dell'intero paese, per dimostrare che il Sud non è zavorra, ma è una grande opportunità. Però non da Roma, perché gli alleati arrivano solo quando vinci. Il nostro futuro è nostro. Io in 10 anni non ho avuto nessun aiuto, anzi il più delle volte hanno cercato di metterci in difficoltà, eppure siamo arrivati dove siamo arrivati qui, con le risorse che già ci sono sui territori e le risorse pubbliche che arriveranno, se si fa un patto appunto di onestà, di forza, di credibilità e di competenza, io penso che noi veramente possiamo raggiungere obiettivi che oggi possono sembrare folli. Capisco che nei vostri occhi potete pensare che io stia fuori, che possa essere visionario. Io penso di essere realista e visionario, non utopista, perché bisogna essere visionari, bisogna avere l'immaginazione, bisogna avere la capacità di creare. Un politico non è solo un amministratore, è anche uno che disegna scenari. Se lo facciamo insieme, nulla è impossibile. Non guardate sondaggi, non guardate statistiche, adottate astenuti se volete sostenere questo, perché ho visto gli astenuti non so poco. Proviamo a mettere insieme le tante anime di questa terra e io credo che in questo scenario nazionale asfittico, così deludente, così deprimente, la Calabria può rappresentare un laboratorio comune. Quindi io su questo ci credo, lo farò con tanta passione. Lotterò come sempre fino alla fine, perché se non si lotta la partita non la puoi mai vincere, e io sono convinto che alla fine vinceremo. Io è quello che sento dentro, insomma è un intuito che ho dentro, penso che possa essere la volta buona. Se non dovesse andare bene resterò in Consiglio regionale a fare l'opposizione, ma io sono convinto che questa è la volta in cui non devono decidere altri. Quindi utilizzatemi se qualcuno ha dei dubbi,
o magari ci sono delle difficoltà perché ci sono legami anche antichi, utilizzatemi anche se volete come una tenaglia in grado di poter rompere catene, non solo le catene che ci legano ad apparati, ma anche le catene che certe volte ci creiamo noi stessi nel cuore e nella mente, quasi a dire che le cose non si possono fare. Oggi c'è la possibilità insieme di produrre un processo di liberazione dal basso, di emancipazione e di autogestione dei nostri territori, insieme e non da soli, e questo è il modo che non ci fermeranno, perché ormai quando fai politica stai insieme, si cammina insieme, si sta uniti, quindi nessuno è un bersaglio, siamo tutti quanti attori e attrici di un cambiamento. Quindi grazie di avermi ospitato, ci rivedremo sicuramente, e sappiate che io fino alla fine, con tanto entusiasmo, tanta passione, lotterò per questa vittoria. Forse non tutti sanno che con il dottor De Magistris, con Luigi, visto che adesso è un politico che ha fatto il magistrato, abbiamo in comune, quantomeno da parte di mamma, il fatto di essere mezzo sardo, mezzo napoletano. Mi fa molto piacere questo incontro, ci lega anche l'amore per Diamante. Io sono Diamante e sono il presidente del Consiglio di Scalea, quindi un po' incarno questo territorio anche per il lavoro che ho fatto e che continuo a fare in minima parte. Quindi ho raccontato questo territorio per 20 anni, quindi conosco un po', da un altro punto di vista, quello del giornalista, la realtà della Calabria e di questo territorio. Io mi sono emozionato, Luigi, ti devo dire la verità, perché credo che se la politica non torna ad emozionarci, stiamo facendo qualcosa che è un di più della nostra vita, non è la nostra vita, quella che viviamo con l'empatia, con la voglia, con lo spirito anche di sacrificio. Al di là della poltrona, al di là di essere eurodeputato, sindaco, consigliere, avere la stella o la medaglia, poi c'è una rappresentanza di popolazione, quindi i sindaci rappresentano le migliaia di persone che vivono le difficoltà di questo territorio. E i problemi li conosciamo tutti. Forse è il momento di cominciare a ragionare sulle soluzioni. Una cosa in proposito di quello che hai detto sulle emozioni. Se uno mi dovesse chiedere la cosa che più ti torna in mente in questi anni hai fatto a Napoli, che una cosa non materiale, che forse è quella più difficile, è cambiato il sentimento dentro della gente. Cioè la gente ha riacquistato dignità, orgoglio e consapevolezza delle proprie capacità. Io credo che le cose materiali le puoi cambiare, ma quando cambi un sentimento, quando cambi un approccio, e in questo momento pandemico la visione è ancora più importante. Noi abbiamo una pandemia psicologica di cui nessuno parla, oltre a quella sociale, economica e lavorativa. Quindi adesso credo che questo spirito emozionale può fare la differenza. Quindi su queste parole che lo so ascoltato e mi commuovono, ma ripeto, credo che questo è il passaggio davvero più importante in cui credo. Le cose concrete le costruiamo insieme, ma qua c'è bisogno nelle nostre terre di riconnettere un sentimento, che è quello che poi alla fine rimane. Io sto chiudendo questa esperienza di sindaco, ogni tanto mi vengono un po' le lacrime quando vedo la mia gente, perché 10 anni su 10 anni, pensate, 10 anni a stare 15 ore al giorno, tu vai iniziando, è bellissimo, è faticoso. Penso mi hanno fatto fare pure il sindaco di strada per una vecchia vicenda di qua che mi hanno perseguitato, continuo a perseguitare, che alla Vallotti disse lo costringeremo per tutta la vita a difendere. Così è stato. Quel mese di sindaco di strada tutti i partiti dicevano mi dovevo dimettere. Ero solo, apparentemente. Che cosa fece? Un giornalista mi chiese giù, io stavo sotto il palazzo del comune, sa già, questo sindaco. E adesso che fa? Mi uscì questa cosa e faccio il sindaco di strada. Io per un mese ho fatto il sindaco di strada, non avete idea il vento come è cambiato, perché la gente ha capito che ero vittima della legalità formale che cozzava con la giustizia ha vinto e il popolo ha deciso. Non è il populismo, la storia del populismo è diversa, il populismo è chi strumentalizza il popolo, se stai con la gente è diverso. Noi dobbiamo connettere un sentimento di fiducia
Perché se uno è un uomo delle istituzioni deve essere riferimento, deve essere una persona di fiducia, una persona onesta che non tradisce, che sta là sempre ad ascoltare. Io quando non vedo la gente sotto al comune a protestare o a venire, mi deprimo. Perché mi deprimo? No. Perché vuol dire che non avranno manco più fiducia nel sindaco se non vengono. Dal conflitto nasce la sintesi, dal conflitto sociale può nascere la soluzione. Il conflitto, se è democratico, serve. Noi mica stiamo costruendo un pensiero unico, qua siamo tutti diversi, però se ci riconosciamo il nostro comune obiettivo, che è la Costituzione Repubblicana. Oggi pomeriggio, se avete un attimo, poi mi taccio, scusami, non immaginiamo, tanto mi pare che è difficile che ci vediamo, una cosa sola, leggete l'articolo 3, secondo comma della Costituzione, fatemi essere cortese. C'è tutto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza e lo sviluppo della persona umana. Vi siete mai chiesti? Soffermate un attimo, il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Repubblica e il Parlamento solamente, e il governo, res pubblica, siamo noi. Rimuovere. Come mai i costituenti dopo il fascismo hanno usato nei principi fondamentali dell'articolo 3 il termine rimuovere? E se uno prende un vocabolario, rimuovere è un termine quasi militante, perché loro hanno vissuto le oppressioni con la legalità formale, perché il nazismo aveva le leggi a posto, le carte da bordo, i ministeri, il presidente della Repubblica, le leggi. Quindi i costituenti, rivolgendosi a noi, generazioni future, se dovesse capitare che non c'è uguaglianza, non c'è sviluppo, non ci sono i valori costituzionali, è compito, non diritto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. La vita mi ha insegnato che essendo ostacoli, più li superi, più ti alzano l'asticella. Quello è il nostro obiettivo, rimuovere gli ostacoli che impediscono giustizia sociale, uguaglianza, fratellanza, sviluppo della persona umana, che non è il consumismo, l'apparenza, il denaro, quanti oggetti ha, e il rapporto tra la persona, il capitale umano, che noi non siamo secondi a nessuno, e lo sviluppo con l'ambiente che ci circonda. Questa è la rivoluzione. Non più al centro il capitale finanziario, ma le persone. Se noi riusciamo a cogliere che nella Costituzione c'è tutto, le leggi vanno interpretate in maniera costituzionalmente orientata. Lo dico da giurista. Quante volte funzionari, dirigenti, mi hanno detto, dottor sindaco, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Ma perché? Interpretare il diritto in maniera costituzionalmente orientata. Tutto ciò che va in attuazione della Costituzione è consentito quando ha come obiettivo il bene comune, acqua pubblica, gli interessi generali, la Costituzione e il fare. E in questi anni con la Costituzione abbiamo fatto una rivoluzione anche attraverso il diritto. C'era un grande scrittore di epoche passate che parlava della funzione rivoluzionaria del diritto. Noi vogliamo fare la rivoluzione non solo culturale, io la voglio fare anche con il diritto, la voglio fare con la legge. Mi sono stancato dell'abuso del diritto, della legge contro la giustizia e delle principali oppressioni che si fanno attraverso le leggi. Noi dobbiamo realizzare l'espansione dei diritti. Il diritto non è oppressione, il diritto è espansione delle libertà. Insomma, poi avremo modo di confrontarci, ma se ho a fianco i sindaci, gli amministratori, i consiglieri, contro il popolo, io penso che nulla è impossibile. Guardate, ne sono certo, non vi sto vendendo fumo, nulla è impossibile. Pensate a governare Napoli senza soldi, vi dico solo questo. Io nei bilanci pago solamente stipendi, luce, acqua e basta. Quindi tutto quello che avete visto è frutto della gente che ci ha creduto. Si può fare. Facciamo l'orchestra. Io provo a fare il direttore d'orchestra lì, ma non c'è più, appena l'orchestra suona, il direttore si fa un attimo, l'orchestra va da sé, con la sua armonia. Non ci manca nulla, bisogna spezzare quel legame, bisogna spezzare il legame del controllo. Basta guizzare. Questo è il mio obiettivo, liberare risorse ed energie. Allora, grazie. Sindaco, io sono napoletano come lei, sono un cittadino comune, mi occupo di comunicazione. E innanzitutto la guido, perché ha cambiato la mia terra madre, lo diceva prima, conosco la sua storia, la seguo, però volevo domandare una cosa.
si sono dette tantissime belle parole e sicuramente queste unioni, io conosco uno per uno, signori, che sono in sala, sono tutti galantoni e ottime persone, anche le signore ovviamente. C'è stato questo incontro con il dottor Carlo Tanzi, volevo sapere se vi state parlando ancora, c'è la possibilità, perché lei diceva l'unione fa la forza e probabilmente, almeno a mio modesto avviso, l'alleanza tra Tesoro Calabria e una lista dei Magistris potrebbe veramente scardinare il sistema, quello che si diceva prima. Assolutamente sì, nel senso che io proverò, non da solo, ma insieme a tutti, a lavorare per le convergenze di chi è al di fuori del ceto politico dominante che a mio avviso ha offuscato, soffocato e annichilito le risorse di questa terra. Anche il linguaggio mio di questi giorni, lo vedete, anche a fronte di qualche provocazione o di qualche, come dire, cosa che poteva anche portare a degli allontanamenti, io continuerò a lavorare in quella direzione. Ovviamente esiste una Calabria però molto plurale, non esiste solo Carlo Tanzi, il quale sono stato il primo, Saugo, che sono andato a trovare, ma la Calabria è ricca di storie che rendono questa terra orgogliosa dei propri figli, cioè storie individuali, collettive, persone che lottano per l'ambiente, per i diritti, per la fratellanza, cioè dobbiamo costruire una squadra plurale, senza il pensiero unico. Ovviamente i valori devono essere quelli che ho detto prima, non possiamo caricare chi è colluso, non possiamo caricare, cioè ripeto, io preferisco avere qualcuno in meno, ma persone, come dire, di cui siamo convinti che non ci tradiscono, che sono credibili, che sono coerenti, l'ho detto prima. Carlo, secondo me, Tanzi ce l'ha queste caratteristiche, è un'opportunità per tutti noi, mi permetto di dire, è molto un'opportunità pure per lui, perché se l'abbiamo individuato come primo interlocutore, lui non deve sfuggire l'importanza di questo. A me non sfugge, ma a maggior ragione non deve sfuggire a lui, perché io nel momento in cui mi sono lanciato in questa avventura, che non mi nascondo, è un po' folle, nel senso, dal punto di vista personale e familiare, non è facile, come dire, è un'avventura difficile, è inutile che lo sto a raccontare a voi, da ogni punto di vista. È chiaro che lo faccio non con l'idea, come dire, di non poi candidarmi più a presidente. Quando io leggo si dice, ma siete d'accordo se Tanzi fa un passo indietro? Non è un passo indietro, è un passo in avanti. Perché qua magari se fai il presidente, voglio dire, sì, hai onori, ma hai oneri forti, che io incarico. Chi sta con lui è una squadra. Io sono un democratico, do molta autonomia. Certo sono un decisionista, si decide, non si fa melina. Sono un uomo che difende, ma poi so fare il contropiede. Se ti difendi solo non vinci, a un certo punto devi attaccare, devi vincere, devi fermare. Quindi questo è lo schema. Io credo che lui è un uomo della squadra, le persone che stanno con lui, bisogna andare rapidamente nel costruire un programma, dare degli obiettivi. Io gli ho riconosciuto una cosa importante, in questo anno ha costruito una coalizione civica, ha avuto un risultato importante, gli ho dato atto sia pubblicamente sia nell'incontro avuto con lui. Adesso io penso, lo incontrerò nelle prossime ore, quindi io penso che ci sono tutte le prospettive per andare insieme, ma comunque alla fine non schiaccerei tutto De Magistris Tanzi, se posso permettermi, perché io sono uno ovviamente, Carlo è un altro, ma c'è tanta gente che vuole venire in questa avventura. Poi vedremo le posizioni dei partiti, però a me interessano molto amministratori locali, consiglieri, storie individuali, associazioni, movimenti, reti civiche. Bene, io quando sto vedendo persone che si vogliono candidare con noi e sono belle storie, io me ne torno carico di emozione e di forza. Io sono fiducioso, il sentimento che sto vedendo è buono, si deve fare un grande lavoro, ma c'è tanta voglia di far parte di questa avventura. Grazie.